Agrigento, nella sala Pellegrino della provincia, in via Acrone, l'ordine degli ingegneri di Agrigento, con il patrocinio della provincia, ha organizzato un seminario sul tema strumenti per la progettualità, i fondi di progettazione. Ma credo quello che ha fatto il governo Musumeci sia assolutamente efficace, cioè quello di dotare gli enti locali, ma oggi anche le province, di un fondo di rotazione, strumento necessario, utile, perché in un momento in cui gli enti locali non riescono ad avere dei fondi propri per dare incarichi di progettazione, noi con questo fondo riusciamo a risolvere ben tante situazioni di criticità. Al primo fondo col quale abbiamo potuto soddisfare ben 75 istanze, ne abbiamo aggiunto un altro di altri 5 milioni di euro che potrà soddisfare stavolta le esigenze non soltanto dei comuni ma anche delle province, soprattutto per dare anche incarichi di tipo geognostico, geologico, geotecnico, cioè per risolvere altri problemi che diversamente gli enti locali intermedi non potrebbero fronteggiare. In questo senso riteniamo che il governo regionale, l'assessorato alle infrastrutture, possa essere realmente servente, nel senso di essere al servizio degli enti locali per lo sviluppo del territorio. Una interessante iniziativa promossa dall'Ordine degli Ingegneri, volta alla promozione di strumenti che possono innalzare il livello di qualità della progettazione. È emersa l'esigenza di porre anche al centro, per quanto riguarda l'attività degli enti locali, la programmazione. La programmazione per consentire poi effettivamente l'adesione e l'accesso ai fondi di progettazione, che sono proprio degli strumenti attraverso cui gli enti locali riescono ad ottenere delle anticipazioni di progettazioni che poi appunto finanziate possono essere, anticipazioni che poi possono essere restituite. La Regione Siciliana mette a disposizione degli enti locali uno strumento utilissimo e fondamentale, quello dei fondi di rotazione per la progettazione. Sono fondi destinati non solo alla progettazione ma destinati anche a realizzare tutte le indagini preliminari ai progetti di fattibilità, quindi sono utilissimi per cercare di avviare l'opera pubblica. Opere pubbliche in questo momento si trovano in un momento di difficoltà e questo è uno strumento principe per cercare di superarle. Se parliamo di progettazione, per quanto ci riguarda, in carenza e in mancanza di fondi ovviamente non possiamo assolutamente pensare a una progettualità, quando sappiamo invece le esigenze che ci sono al territorio, sia a livello infrastrutturale principalmente che strutturale, quando vediamo che c'è un dissesto generale e tu non puoi intervenire, ovviamente c'è da lanciare un grido di allarme. Allora occorre che la Regione e lo Stato in questo senso diano intanto un notevole segnale di intervento. Dicevo quando ho fatto la relazione, penso che dall'esagerazione che c'era precedentemente quando si davano incarichi ad Aiosa, oggi va fatta una cosa molto oculata, ma comunque occorre che vengano finanziate anche le progettazioni con tutto il rigore e il rispetto della norma. Diversamente parliamo di aria fritta, quindi è necessario, se vogliamo difendere il nostro territorio che sta diventando un colabrodo sotto tutti i punti di vista, occorre che ci sia un intervento energico in favore dei comuni anche per le risorse che occorrono per le progettazioni.